C'era una volta una bambina di nome Luna che viveva felice con la sua famiglia in un bel paesino in provincia di Arezzo. Un giorno la bambina, giocando, trovò l'ingresso di una miniera. Curiosa, entrò dentro, ma si perse. Era terrorizzata perché vedeva tantissimi pipistrelli, la polvere e si immaginava che le pietre potessero cadere da un momento all'altro. Il buio era tenebroso e il tanfo di zolfo arrivava aspro alle narici. Nella miniera viveva un coyote che bloccò la bambina e la imprigionò, soprattutto perché non voleva che la bambina entrasse nella tana. In miniera c'era anche un topo. Il topo fu l'unico che sentì un urlo, quello di Luna. Lei tutti i giorni gridava la sua disperazione. Il topo allora decise di fare qualcosa e si infilò nella tana del coyote, dove vide una gabbia in cui Luna era imprigionata. Così, un giorno, mentre il coyote dormiva, il topolino prese una chiave e si diresse verso la prigione. Quindi aprì la serratura e liberò la bambina. Così poté uscire e l'ha accompagnato al padre, che di mestiere faceva il falco. Il padre, quando seppe tutto quello che era successo a Luna, andò a cercare il coyote e quando lo trovò, lo catturò. Quindi tornò a casa con la sua bambina e con il nuovo amico, il topolino, che da quel giorno ebbe una scorta di formaggio garantita.